Maria Antonietta al concertone del 1° maggio, come ti senti intanto? Ma guarda, direi decisamente emozionata, visto che il concertone fa parte della mitologia di tutti e ovviamente anche della mia. Quindi farne parte mi sembra un po' surreale e sono molto contenta però. Noi abbiamo fatto delle schede di presentazione per i social di SIAE. Intanto questo è un concertone indie e tu sembri davvero l'unica voce femminile di questa scena. Cioè, come te lo spieghi? Ma guarda, credo che forse ci sia in generale una anche disabitudine da parte del pubblico a maneggiare delle autrici che ovviamente quando si esprimono non possono che farlo a volte anche con delle spigolosità, no? Perché se la tua espressione è autentica non può che essere anche aspra a volte. E forse c'è un po' di disabitudine in generale, proprio nella tradizione culturale, no? Italiana. Siamo più abituati alle interpreti magari che alle autrici, che ci sono ovviamente, però c'è un po' di disabitudine, forse anche da parte delle donne stesse a volte c'è un po' di timore nel mettersi in gioco in un'attività del genere, anche per una reazione, no, eventuale del pubblico, anche non lo so, sul terreno dei social, che sempre più, no, occupano un luogo proprio importante in quello che è il dialogo intorno alle cose. E quindi a volte hai un po' di timore, forse serve un po' di incoscienza per esprimersi senza troppe censure, altrimenti se ci pensi troppo e sei troppo lucido non lo fai. Tra l'altro, a proposito appunto di spregiudicatezza, tu sei stata assente 4 anni dall'ultimo album, cioè sei talmente brava che in una scena diciamo non mainstream sei riuscita a prenderti un grosso lasso di tempo e poi tornare ad essere amata come prima e secondo me anche molto più di prima. Grazie, ovviamente. Sì, è stata una scelta abbastanza radicale per come sono io, credo. E avevo bisogno di tempo per scrivere il disco, per laurearmi, per dedicarmi ad altre cose importanti, no? Per la mia vita. Ed è stata una scelta abbastanza, anche se vuoi, sì, azzardata, perché io non davo per nulla per scontato il fatto che tornando con un disco qualcuno potesse ancora, non so come dirti, essere rimasto affezionato a me. Sì, magari qualcuno ci sarebbe stato, però non avevo assolutamente idea di cosa sarebbe potuto accadere. È stata come al solito una scelta dettata dalla mia totale incoscienza. Però devo dire che anche alle presentazioni del disco e a queste 2 prime date, il tour è partito da poco, la risposta delle persone è stata molto bella, mi ha molto sorpresa. Io cerco sempre di avere 0 aspettative. E quindi ha superato anche quella minima aspettativa che potevo avere, quindi sono molto grata. Tra l'altro hai detto una cosa importante, io facendo ricerche insomma per questo, per le interviste, ho notato che tanti dei partecipanti a questo concertone nella loro vita hanno rinunciato agli studi anche da giovanissimi per dedicarsi alla musica. Tu invece hai fatto il percorso inverso, tu eri musicista, già avevi raggiunto un livello di professionismo alto, di seguito soprattutto, e hai rinunciato perché volevi finire l'università. Sì, guarda, per me i libri sono sempre stati la mia ossessione, direi, molto prima della musica. E forse anche il fatto che io faccia della musica deriva in realtà dalla mia passione per la poesia, quindi per le parole. E sono una persona molto curiosa e credo che in generale sia importantissimo portare avanti la propria ricerca, che è una ricerca ovviamente che trascende, no, dalla musica, una ricerca spirituale, culturale, e che è fondamentale per te, per restare vivo, per restare capace di anche di parlare, di comprendere gli altri. Non è cultura, no, fine a se stessa o gratuita. Leggere tanti libri ti permette di appunto vivere molte vite oltre la tua e ti permette sostanzialmente, si spera, di essere anche più sensibile, quindi più capace di relazionarti con gli altri. Senti, tornando al 1° maggio, l'hai mai fatto dalla parte del pubblico? No, mai. Non sono mai stata fisicamente qua.
anche perché non abito esattamente vicino e in realtà non sono mai stata troppo amante di concerti molto estesi, no? Perché facevo fatica a seguire nel dettaglio le cose, quindi no, non ci sono mai venuta. E adesso invece lo affronterai dal palco, però appunto sai già che davanti a te avrai davvero tanta gente. Come te lo immagini quel momento? Ma guarda, anche su questo cerco di non avere alcuna aspettativa, né negativa né positiva, non so come dire. Credo che la cosa fondamentale sia restare focalizzato su quello che è il senso, no? Sul perché tu stai dicendo le cose che stai dicendo. Perché dire alcune parole di fronte, dirle anche di fronte a una persona, ha comunque il valore massimo di che quelle parole hanno, no? Però ovviamente sei consapevole della vastità e quindi restare ancora maggiormente focalizzato sul senso.